Buona giornata e bentrovati alla Rassegna Stampa di Fano TV. Oggi è martedì 21 marzo 2023. E vediamo subito, dato che ormai da qualche ora è iniziata la primavera, qual è il santo del giorno? Voi aspettate che sia San Benedetto? Sì, beh, è San Benedetto, ma in realtà poi ci sono anche tanti altri santi che si festeggiano oggi. Noi per esempio abbiamo scelto, eccolo qua, San Serapione di Tumuis, un nome veramente quasi ignoto a tutti, eppure fu un santo veramente venerato, molto venerato alla sua epoca. Siamo sul IV secolo, visse da eremita in Egitto, era originario di Tumuis, una località appunto desertica. Fu un zelante difensore della fede di Nicea, accanto ad Atanasio con il quale corrispose una uh, corrispondenza, una, un, un passaggio di lettere veramente intenso e significativo, una lunga relazione epistolare. E fu esiliato dall'imperatore Costanzo II, anche nel IV secolo, insomma, prima che poi arrivasse Costantino, eh, le persecuzioni furono piuttosto feroci. Questo è San Serapione di Tumuis. Le previsioni del tempo, vediamo la grafica, uh, cosa, ci dice, uh, le, cosa ci dicono le previsioni. Una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo una presenza di nubi sparse al mattino. I venti saranno moderati da nord-nord-ovest, il mare poco mosso. Le temperature hanno una lieve escursione termica, 9 ⁇ la minima, 10 ⁇ la massima, ma probabilmente eh, tra la parte nord delle Marche e quella a sud qualche variazione ci sarà. Si arriverà anche sui 15 ⁇ quindi abbiamo diverse valutazioni da nord a sud. Il sole questa mattina è sorto alle 6.09 e tramonterà alle 18.21. Ed ora apriamo il giornale, questa mattina cominciamo con il resto del Carlino e vediamo una bella iniziativa di integrazione. Sabato scorso si è tenuta una bella cerimonia, un raduno molto molto partecipato nella piazza del centro commerciale di San Lazzaro. Ora San Lazzaro parla albanese, una scuola per i figli degli immigrati, ma è una cosa particolare. Non si insegna l'italiano a questi figli di immigrati, i quali probabilmente, essendo nati in Italia, lo conoscono molto molto bene, ma i genitori non vogliono che si perda la lingua delle origini, ovvero l'albanese, una tradizione che chi ha parenti, chi è nato in Albania, insomma, che ha una lunga tradizione di questa cultura vuole preservare. Sono già 44 le iscrizioni e 6 le maestre che terranno i corsi di lingua gratuiti nell'aula studio del Cubo messa a disposizione dall'amministrazione comunale. Vedete qui quanta gente era presente a questa iniziativa. Nella tavolata era presente il sindaco Massimo Seri, c'erano anche gli assessori Cucchiarini e Dimitri Tinti e poi c'era la presidente, presidente dell'associazione eh, Ilirianet, eh, che appunto coltiva, coltiva queste eh, tradizioni originarie appunto dell'Albania. È un modo per mantenere le radici con il proprio paese di origine, lezioni aperte anche agli italiani. Se si vuole imparare un po' d'albanese, appunto, le lezioni sono aperte e disponibili, sono ovviamente gratuite. Vediamo le altre notizie. C'è anche un ritorno della cronaca oggi sui giornali per quanto riguarda le baby gang. Un fenomeno questo da tenere molto sotto controllo perché può sfociare poi nella delinquenza conclamata, quella del. È già conclamata questa, eh, dobbiamo dire, non dobbiamo sottovalutarla, ma poi ci sono anche reati più gravi. Scacco alle baby gang del Pincio e Poderino. Oggi l'interrogatorio del Capetto. Si tratta di un diciannovenne che all'epoca dei fatti aveva 18 anni, aveva, quindi era maggiorenne e appena, uh, aveva compiuto appena gli anni. È accusato di aver rapinato nei mesi scorsi alcuni ragazzini con l'aiuto di due complici minorenni. Agiva nel Pincio dove passano gli studenti che frequentano le scuole del centro storico cittadino, ma operavano anche nella zona del Poderino dove c'è l'Istituto Comprensivo Nuti. Sceglievano le loro vittime, le portavano in un luogo appartato, si facevano consegnare il portafoglio ed il cellulare e poi eh, con la minaccia di, eh, delle ritorsioni eh, intimavano di non sporgere nessuna denuncia. Qualche ragazzo però ha parlato di quanto avvenuto ai genitori, i quali poi hanno detto tutto al commissariato. Ebbene il commissariato è riuscito ad individuare appunto colui che teneva le file di queste azioni criminose ed ora ne dovrà rispondere essendo maggiorenne di fronte al giudice. Dicevo è accusato di rapina in concorso aggravato dal fatto che si faceva aiutare da dei minorenni, per lui è competente il tribunale ordinario, per i due complici indagati invece che sono minorenni il reato di rapina in concorso sarà... Uh, sarà uh, così testimoniato di fronte al Tribunale dei minori di Ancona. Ed ora parliamo di elezioni, 2024 non è molto lontano e nel 2024 si rinnova l'amministrazione comunale di Fano e già da lontano i partiti stanno così guardandosi attorno, guardandosi anche al loro interno per proporre le loro candidature. Vediamo il titolo che appare oggi sul resto del Carlino. Amministrative, la Lega spinge. Forza Italia, litiga. Eh beh, insomma, eh, avere le candidature c'è un po' di maretta sempre in ogni partito. I Salviniani, quelli della Lega, puntano su Ser Filippi che però nicchia. Gli alleati Berlusconiani mandano avanti Aguzzi. Ma De Leo è lanciatissimo, e qui vediamo la fotografia di Aguzzi che è stato sindaco di Fano e, e Giuseppe De Leo che è stato direttore generale. Allora, Lucas Filippi sarebbe il candidato sindaco della Lega, mentre Enrico Rossi, che è il sindaco di Cartocetto, sarebbe il candidato più probabile alla segreteria provinciale della Lega. Ebbene, eh, Luca Serfilippi, perché nicchia Luca Serfilippi? Ebbene, perché lasciare il posto di consigliere regionale, quando poi probabilmente la sua candidatura per il prossimo quinquennio uh, potrebbe essere eh, così scontata eh, eh, e quindi insomma, avere altri cinque anni, forse anche da assessore della regione. E lasciare tutto questo per diventare sindaco di Fanno, fare il consigliere regionale. Insomma, è piuttosto, non è così difficile come fare il sindaco di Fano. Diciamolo chiaramente: i sindaci sono veramente sempre in prima linea, sono sempre eh, in, in, tra le contestazioni, eh, tra i progetti da fare. Insomma, hanno mille pensieri ed è molto difficile fare. I sindaci, non dico di Fano, ma dico di tutti i, i centri, sia quelli grandi che quelli piccoli. È veramente, bisogna fare un monumento. Spesso vengono contestati, però in realtà, ci sono sindaci capaci che riescono a, a, così a sviluppare la lo, il loro territorio. La Lega prepara la strategia per assicurare al centro-destra la vittoria delle amministrative del 2024 per eleggere Rossi, che ha fatto due mandati da sindaco di Cartoceto alla segreteria provinciale, aprendogli la strada poi verso la regione. Ser Filippi, invece, non sembra molto convinto di lasciare il suo posto di consigliere regionale, avendo ottime probabilità di essere rieletto nel 2025 e in caso di conferma del centrodestra di fare anche l'assessore regionale. Per Forza, Italia, per Forza Italia tutti sembrano schierati per Stefano Aguzzi e quindi lui è reduce da dieci anni di attività amministrativa di sindaco della città di Fano, poi è andato a fare il sindaco a e Metauro, poi ancora in Regione ed ora potrebbe tornare a fare il sindaco della città di Fano. C'è anche accanto a lui Giuseppe De Leo, ex direttore generale, che non rilascia dichiarazioni. Avrebbe però posto come condizioni per candidarsi l'unità della coalizione con l'obiettivo di vincere al primo turno. Insomma, anche De Leo non nasconde le sue ambizioni. Ed ora passiamo ad altri argomenti. Fusione, Montemaggiore non si dà pace, Montemaggiore è stata sempre eh, sulla uh, ribalta per contestare la fusione tra Colli al Metauro e gli altri centri che poi sono confluiti tutti a Colli al Metauro, diciamo le cose come stanno. A sei anni dalla nascita di questo nuovo grande comune prosegue la battaglia per l'autonomia. Ora c'è un'udienza nel Consiglio di Stato, dopo che il TAR ha annullato la richiesta di rivedere un po' il tutto da parte del Comitato che lotta per l'autonomia. Quest'ultimo ha fatto ricorso al Consiglio di Stato. Qui è tutto peggiorato dopo l'annessione, hanno detto coloro che contestano questa decisione. A distanza di sei anni e tre mesi dalla nascita del nuovo comune Fuso di Colli al Metauro, l'iter giuridico innescato dall'Associazione Montemaggiore Resiste per far riguadagnare l'autonomia amministrativa appunto, a Montemaggiore va ancora avanti. E si appresta a vivere una tappa importante. Per il 27 aprile prossimo è stata fissata al Consiglio di Stato a Roma l'udienza di discussione del ricorso contro la sentenza del TAR che è stata pronunciata nel giugno del 2017 che ha respinto l'iniziativa antifusione dei cittadini. E c'è grande, grande speranza perché il Consiglio di Stato riveda la decisione del TAR. Ci è voluto tanto tempo prima che fosse calendarizzata la nostra udienza, ha dichiarato il presidente dell'associazione Alberto Luzzi. E abbiamo fornito tutta la documentazione che dimostra l'ingiustizia perpetrata nei confronti dei cittadini di Montemaggiore, tanto più che successivamente poi la Regione ha decretato una norma, ha approvato una norma secondo la quale eh, non, eh, bisogna, quando si parla di fusione bisogna guardare quello che pensano i cittadini singoli dei singoli comuni e non mettere tutto, di, di fare di, di, di tutta erba un fascio come è stato fatto nel caso appunto di Colli al Metauro. Ed ora passiamo ad Urbino, parliamo di estetica e parliamo di arredo. Il comune denunci e fermi gli imbrattatori. È una uh, proposta di Massimo Guidi. Massimo Guidi è stato vice sindaco di Urbino nell'ultima giunta Gambini fino allo scorso autunno quando poi ha aderito ad Azione, eh, eh, ma è ancora membro e rimane cofondatore di Liberi per Cambiare, una delle associazioni, una delle eh, liste civiche del comune di Urbino. Ebbene, guardate, una tettoia che dà ingresso ad un ufficio pubblico appena ripulita, appena fatta, subito imbrattata dagli imbrattatori. E veramente Urbino non può permettersi una cosa del genere. Urbino è bella anche per la sua estetica, oltre che per la sua cultura, per la sua storia per la sua uh, messa in scena, una grande scena scenografica, uh, una grande scena dal punto di vista appunto, scenografico data dai torricini di Palazzo Ducale. Ma anche i palazzi minori, anche le strade, i vicoli, le case di Urbino devono essere ben tenuti e non si possono imbrattare in questo modo tanto per fare un esibizionismo occorre intervenire decisamente ed è quello che chiede di fare Massimo Guidi. Edifici pubblici e politica finanziaria. L'ex agenzia delle entrate è un caso. Una lettera aperta in questo caso di Michele Felici, il quale ricostruisce le vicende che hanno portato gli uffici lontani dal centro. Ebbene, è un servizio importante, l'ex quello fornito dall'Agenzia delle Entrate, che deve essere reso maggiormente fruibile da tutti i cittadini. Ed ora una bella notizia per coloro che abitano nell'entroterra e hanno subito danni dalla recente alluvione autodistrutte dall'alluvione, da oggi le domande per i contributi. Il consigliere regionale Giacomo Rossi, dei civici per le marche, ha detto che le richieste si possono fare da oggi. Al massimo si potranno ottenere 4.000 euro, eh, non, è il danno, eh, non è un ripiano del danno nella sua interezza, ma insomma è qualcosa. Possono fare richiesta sia i privati che le imprese. È uscito infatti il bando regionale che ristora famiglie e imprese che hanno subito i danni ai beni mobili, ovvero alle auto e ai furgoni, a causa dell'alluvione del settembre scorso. L'intervento, dice Rossi, che viene attuato per la prima volta, è stato possibile grazie a 2 milioni e mezzo stanziati dalla Regione a fine anno nel bilancio. Gli iter burocratici complessivi dei beneficiari attuati dai comuni hanno però ritardato l'ammissione del bando, ecco perché dall'approvazione del bilancio ad oggi è passato un po' di tempo. I soldi, 2 milioni e mezzo, sono stati stanziati, come abbiamo detto, a fine del 2022, ma solo alla fine di marzo. Viene fatto il bando. È stato predisposto anche una piattaforma online, un sito web per fare la richiesta e c'è tempo di farla fino al prossimo 21 aprile, quindi c'è un mese di tempo. Vediamo anche qualche notizia di Pesaro per quanto riguarda il resto del Carlino e vediamo che la scoperta eh, dei resti eh, ritenuti vitruviani a Fano ha ah, movimentato anche le ricerche archeologiche per quanto riguarda Pesaro. Archeologia, il derby della costa, i mosaici del Duomo, questo grande eh, patrimonio culturale scarsamente visibile, ora avranno una possibilità di, di essere resi maggiormente fruibili al pubblico. Realizzeremo un gemello digitale. Dopo la scoperta a Fano della presunta Basilica di Vitruvio, Pesaro si prepara per il 2024, quando sarà capitale nazionale della cultura, un progetto della diocesi con la Politecnica delle Marche. Per costruire una copia virtuale dei reperti e questa copia sarà visibile a tutti, quindi tutti potranno vedere. Di solito le copie hanno questa possibilità di essere rese quasi reali, e quindi, e quindi possono così dare l'impressione almeno di vedere una cosa veramente autentica. È un progetto di riqualificazione dei mosaici del Duomo, ce ne sono due, due strati, uno del IV secolo, uno un pochino più tardo che è sopra. Ebbene, è stata coinvolta, dicevo, l'Università Politecnica delle Marche alla quale è stato affidato il compito di eseguire un rilievo di tutta l'area archeologica del Duomo. Si tratta di costruire un gemello digitale perfetto dal punto di vista Uh, cromatico, ovvero con i colori e poi tutto quello che esiste deve essere, quasi, deve essere perfetto, uguali, e poi di lì partire per immaginare una serie di soluzioni come una riproduzione in 3D in cui il mosaico possa prendere la forma di un ologramma sul quale camminare con uno speciale paio di occhiali. dia sono questi occhiali ci si, estra si, si estranea da tutto quello che c'è intorno e si cammina su una uh, immagine che non c'è, però i nostri occhi la vedono e quindi insomma uh, il, uh, il sogno viene uh, concretizzato, viene realizzato. Questa è una bella iniziativa, ma anche grazie all'evoluzione della tecnica. Dopo il caso dei cappuccini, passiamo alla cronaca di Pesaro anch'io avvicinato da balordo che chiede soldi. Ci sono persone in genere disadattati che non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena che chiedono insistentemente, forse anche troppo insistentemente l'elemosina, qualche volta con qualche ricatto. Ebbene, un cinquantenne pesarese e in questo articolo racconta un episodio quasi fotocopia eh, di quello accaduto nei Cappuccini in zona Catabrighe. Mi ha spiegato che aveva perso le chiavi dell'auto, voleva contanti per il taxi, doveva andare a Fossobrone. Questo uomo gli ha detto: guarda, che andare a Fossobrone in taxi costa, quindi eh, non è che ti posso dare 5 euro e con quelli poi ti paghi in taxi. Allora lui gli ha detto: fammi salire nella tua auto, portami vicino alla banca. Che faccio un bancomat. Lui eh, l'ha fatto salire poi quando è stato vicino alla banca. Eh, lui gli ha detto: eh, Adesso vai tu al banco, ma tira fuori un po' di soldi e dammeli. Ovviamente, lui ha negato, l'ha fatto scendere. Per fortuna la cosa è finita lì. Non è seguito alcun episodio di violenza, ma insomma, sono stati momenti di tensione. E poi a questo punto possiamo passare al Corriere eh, Adriatico dove vediamo che c'è una ditta fanese che ha avuto una commessa veramente importante, si tratta della TECFEM, finanziato il progetto TECFEM per il rifornimento di idrogeno. Nuove commesse e nuovi progetti di alta tecnologia per le industrie fanesi, per le ditte fanesi che hanno degli ingegneri veramente capaci. Ebbene, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato lunedì 13 marzo la graduatoria per il finanziamento di 36 nuove stazioni di rifornimento di idrogeno. Tra di esse è presente anche il progetto che viene supportato dalla società di ingegneria TECFEM eh, che ha sede a Fano. Si tratta di realizzare... Eh, alla Mezzia Terme una, un nuovo impianto di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile per il trasporto stradale, eh, ebbene una commessa da 2 milioni e mezzo. E poi dobbiamo dire anche che la TECFEM sarà presente come espositore da domani al 24 marzo. Al Key Energy di Rimini, fiera internazionale focalizzata sulle tecnologie della transizione energetica verso una economia di carbon neutral che raccoglie stakeholder eh, del mondo delle energie rinnovabili. Insomma, veramente una, un mercato tutto da sfruttare, tutto da scoprire, ma anche da prevedere per rinnovare appunto la produzione. Viale Battisti, modifiche al progetto esecutivo via libera eh, della Giunta all'intervento finanziato con i fondi del PNRR, uno degli interventi più importanti che la Giunta di Fano intende realizzare per riqualificare l'accesso al lungomare dove poi sarà realizzato il Waterfront. Viale Battisti è una delle vie più importanti di Fano, dalla stazione che consente l'accesso verso il lungomare, ora è ridotto veramente in condizioni pietose e questo intervento si attende veramente da tanto tanto tempo. E poi anche il Corriere Adriatico parla di Baby Gang, eh, la Baby Gang che rapinava i ragazzi al Pincio e eh, nel quartiere del Poderino, gli agguati appunto tra Pincio e Poderino, di questo abbiamo già parlato come abbiamo parlato dell'iniziativa della comunità albanese, al Cubo inaugurata l'iniziativa per trasmettere la cultura del paese natale. Ed ora invece restiamo a Fano per parlare di un'iniziativa interessante organizzata da Forbici, quell'associazione che sponsorizza eh, la viabilità a dolce. 13 uscite in bicicletta, visite al territorio e salute. Si tratta di un programma di attività che l'Associazione ha svolto per l'anno in corso. Eh, vuole ricordare, sono 13 tappe, 13 iniziative importanti. Ebbene, la prima tappa è, è stata organizzata per domenica 26 marzo, si tratta della pedalata andata e ritorno da Fano fino al parco del Cormorano sul fiume Esino a Falconara Marittima. E poi in aprile, eh, il 23 ci sarà una sgambata fino a Marotta di Mondolfo in concomitanza con la sagra del Garagolo. E poi martedì 25 a Santa Maria dell'Arzilla per l'arrivo dell'Adriatic Green Trail, ovvero il cicloturismo. E poi seguono tutte le altre iniziative. Insomma, chi vuole andare in bicicletta nei giorni festivi così ha tante possibilità di unirsi a questo gruppo e svolgere una bella attività fisica. Fusione contestata, parola al Consiglio di Stato, in aula il 27 marzo il ricorso di Montemaggiore, resiste Luzzi, la legge è cambiata, infatti è cambiata dal punto di vista normativo eh, a, a causa della decisione della Regione. Vediamo anche una pagina di Senigaglia, eccola qua, si parla anche qui dei ristori per l'alluvione. Liquidati i primi ristori, a Senegaglia spettano 12,7 milioni di euro. Evase 1.800 domande tra privati e imprese. Il sindaco Olivetti ora ha i fondi per la sicurezza del Misa. Sono stati liquidati ieri mattina ai comuni i primi ristori per gli alluvionati. Di complessivi 22 milioni e mezzo. La maggior parte, ben 12,7, è destinata a Senigallia. Sono molto soddisfatto, ha detto il sindaco Olivetti, perché abbiamo ottenuto quello che eravamo andati a chiedere più volte a Roma. Una risposta che in questo momento serve a risollevare il morale della gente che è stata veramente penalizzata da quanto accaduto nel settembre scorso. Una grande disgrazia. Vediamo anche una, uh, una notizia che riguarda Pesaro, abbiamo parlato anche nei giorni scorsi di gite scolastiche. Ebbene, i presidi e i professori fanno di tutto per salvare questa iniziativa salutare dal punto di vista didattico, ma anche eh, importante per la maturazione degli studenti. Ebbene, per salvare le gite scolastiche, i presidi le pensano tutte, perché le gite sono cresciute di prezzo, però, insomma, tra sconti, raccolte fondi, iniziative, eh, eh, le scuole e eh, le classi si salvano e questa è una bella cosa. Era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento domani alle ore 7 puntuali per, le, per, le, per la rassegna stampa e per le notizie del giorno alle ore 20.30 di questa sera con occhio alla notizia il TG di Fano TV. Grazie per l'ascolto, a risentirci.